Ma quanto vi è mancato da uno a Poro? Solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati con Resident Evil 4, moddatissimo da far schifo, ma pur sempre Resident Evil 4. E Aura Boy torna a primeggiare come il più veloce di tutti, ma è Lamberto che mi ha emozionato con la risposta sbagliata. Non solo ha citato un vero e proprio porting impossibile su cartuccia, altro che quelli su Switch, ma inoltre mi ha anche ricordato uno dei primi video che ho fatto qua sul canale. Il tempo vola. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Foracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che non sale mai di prezzo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e il tempo a disposizione non è mai abbastanza. Quindi direi di non temporeggiare ulteriormente, mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo. Iniziamo. Si dice così. Partiamo da una conferma, perché il leak relativo ai giochi del Plus si è rivelato corretto. Sony, sul PlayStation Blog, ha infatti ufficializzato la selezione di titoli proposti agli abbonati del PlayStation Plus Essential a partire da novembre. Nioh 2 è la punta di diamante, ma io darò sicuramente una chance anche a Heavenly Bodies, anche perché ha un rating altissimo su Steam. Per la serie Progetti Poracci vi presento Lunistis, o almeno credo si pronunci così, un bel progettino indie che strizza l'occhio all'era dei platform in tre dimensioni, in particolare quelli su console Sega. Sembra uscito direttamente dalla libreria Saturn ed è facile rivedere tanto di una produzione Sega sia nella grafica che nel frenetico gameplay. Lunistis uscirà il prossimo 10 novembre, ma come vi dicevo è proprio un progetto poraccio. Costerà solo 5 euro e magari questo potrebbe essere un buon incentivo per provarlo a occhi chiusi. Visto che si parla di Sega, vi ricordo che oggi esce il Mega Drive Mini 2, seconda console miniaturizzata dedicata alla libreria del Mega Drive, che questa volta comprende la bellezza di 60 titoli precaricati, dove trovano spazio anche hidden gem prese direttamente dal Sega CD. Il prezzo non è poraccio per niente, ma le prime recensioni promuovono questo hardware. La vera notizia, però, in realtà molto triste, è che è stata scovata all'interno della console una dedica in memoria di Rieko Kodama. Si tratta di una figura storica di Sega che vantava una carriera di oltre 35 anni nell'industria dei videogiochi, che è venuta a mancare lo scorso maggio, ma la cui scomparsa è stata resa pubblica solo ora. Kodama non era uno dei nomi più altisonanti dell'industria, ma nel corso della sua carriera ha contribuito a veri e propri capolavori senza tempo, come Altered Beast, Skies of Arcadia e Phantasy Star Online, ed è stata una delle prime figure femminili a ricoprire un ruolo così centrale nel mondo dei videogiochi. Insomma, ricordatevi sempre che non esistono solo superstar del calibro di Miyamoto, Kojima e Miyazaki, ma l'industria è fatta da una moltitudine di talenti e creativi che molto spesso rimangono nell'ombra anche per scelta personale, ma senza di loro tanti dei videogiochi che amiamo non vedrebbero mai la luce. Ma a proposito di Kojima, continuano le indiscrezioni sul suo prossimo titolo ed è stato proprio il game designer ad alzare la posta in gioco durante un'intervista al The Guardian. Kojima ha affermato, e cito, "è praticamente un nuovo media. Se avrà successo, rivoluzionerà tutto quanto, non solo nell'industria dei videogiochi, ma anche in quella cinematografica. Io non aggiungo altro, ma immagino che parole del genere, soprattutto dopo un esperimento come quello di Death Stranding, faranno parecchio scalpore. Non trovate? Sapete invece che The Callisto Protocol non uscirà in Giappone? Infatti gli sviluppatori hanno dichiarato di non essere d'accordo con le censure imposte dal CERO, il corrispettivo nipponico dell'SRB e del PEGI. Questo ente che classifica i videogiochi in base al loro contenuto è noto per imporre dei limiti molto stringenti alla violenza mostrata nei videogiochi. Tanto che molto spesso i titoli più cruenti escono in una doppia versione, dove l'edizione indicata come Z è quella più violenta, che risulta però comunque censurata rispetto alla controparte occidentale. Piuttosto
piuttosto che limitare smembramenti, decapitazioni e ultraviolenza, Scofield e soci hanno preferito rimborsare tutti i pre-order del titolo e cancellare la versione giapponese di The Callisto Protocol. Una scelta molto dura, non trovate? Passiamo alle notizie del giorno, ed è da un po' di tempo che non teniamo traccia delle vendite hardware e software all'interno dell'industria. E mentre a novembre avremo il solito report finanziario di Nintendo che ci saprà dire come sono andati gli ultimi mesi, possiamo già intuire che Switch è entrata in una fase calante. Ad agosto abbiamo visto come, nonostante la console abbia raggiunto l'incredibile cifra di più di 111 milioni di unità vendute, nel 2021 le vendite del trimestre erano calate circa del 22,9% rispetto all'anno precedente. Sarà in parte a causa della mancanza di semiconduttori, sì, ma direi che ormai la situazione si sta abbastanza stabilizzando e mentre non c'è mai stata una vera carenza di Switch in giro, ora anche le console next gen diventano sempre di più facile reperibilità. Il dubbio è che Nintendo abbia sostanzialmente esaurito gli utenti a cui vendere o rivendere lo stesso hardware, da qui il rallentamento nelle unità piazzate. Prendete ad esempio i dati di vendita relativi al mercato nordamericano nel mese di settembre. Splatoon 3 ha registrato un ottimo debutto, piazzandosi direttamente sotto agli sportivi più in voga, ma questo non ha portato a un incremento significativo delle vendite della console. Infatti, la maggior disponibilità di PS5, Xbox Series S e X ha portato a uno scenario inedito. Switch è il secondo hardware più venduto, dietro PS5, ma se si vanno a vedere i guadagni totali, la console ibrida finisce anche dietro Xbox, che pur vendendo meno unità, costando di più, genera più incassi. Quindi possiamo continuare a pensare di trovarci appena a metà del ciclo vitale di Switch, ma se questo trend negativo verrà confermato anche nel report finanziario di novembre di Nintendo, beh, sono sicuro che l'azienda stia già lavorando attivamente per trovare una soluzione. Che si tratti di una revisione hardware o di una console a tutto tondo, non avrebbe senso lasciare morire la spinta di interesse verso le piattaforme Nintendo rimanendo ancora su Switch per altri 3, 4 o 5 anni. Secondo voi, poracci, nel 2023 qualcosa si smuoverà per quanto riguarda il successore di Switch? E mentre si combatte la battaglia delle console, Microsoft ha completamente cambiato terreno di gioco. L'obiettivo principale è quello di vendere quanti più abbonamenti possibili al Game Pass, ma in futuro potrebbero esserci delle novità non proprio piacevoli. Ha fatto molto scalpore qualche tempo fa la decisione da parte di Sony di aumentare il prezzo di PlayStation 5, ma a quanto pare Microsoft potrebbe seguire questa scelta in un futuro non troppo remoto. Phil Spencer ha dichiarato durante un'intervista che, cito testualmente, abbiamo bloccato i prezzi delle nostre console, abbiamo bloccato anche i prezzi sui giochi e sugli abbonamenti, ma non credo che saremo in grado di farlo per sempre. Credo che arriverà un punto in cui saremo costretti ad alzare i prezzi su alcune cose, ma per quanto riguarda queste vacanze, abbiamo ritenuto fosse importante tenere invariati tutti i prezzi. Insomma, a forza di acquisizioni gigantesche costate miliardi e miliardi di dollari e di abbuffate videoludiche proposte a prezzi stracciati, prima o poi tutti questi investimenti dovranno rientrare e non è difficile immaginare, magari già a partire dal prossimo anno, quando verranno pubblicate esclusive di peso come Starfield, che il prezzo del Game Pass subisca un incremento, magari non significativo, ma comunque percepibile. Se vogliamo, la furbata è stata quella di mandare prima avanti gli altri e poi proporre una mossa del genere come un semplice allineamento al mercato. Non c'è nulla di ufficiale, almeno per ora, però intanto vi chiedo, secondo voi quanto vale un abbonamento al Game Pass? Sareste disposti a pagare qualcosa in più per lo stesso servizio che oggi pagate 13 euro al mese? E chiudiamo, poracci, con uno scandalo avvenuto in casa Activision che riguarda il nuovo Call of Duty. Vi sembrerà una questione non importante, ma in realtà questa cosa ha delle implicazioni che vanno ben oltre il mondo del collezionismo. Se negli ultimi anni abbiamo visto un rapido e progressivo abbandono delle edizioni fisiche in favore del digitale, il mercato di dischi e cartucce fatica a uscire di scena. E ci sono delle proposte da parte dei publisher, come quelle dei Code in a Box, che molto spesso rasentano il ridicolo. Anche perché sono due i veri vantaggi dell'edizione fisica: il poter accedere al mercato dell'usato
usato e la sicurezza della proprietà dei giochi, che non dipenderà dalla disponibilità dei server su cui abbiamo effettuato l'acquisto. Fra 20 anni potrò ancora avviare il mio Super Mario Galaxy su cartuccia, sulla mia Switch o magari sulla Switch 4 Pro, mentre non è detto che l'eShop mi permetterà ancora di scaricare i giochi digitali. Ecco, il problema con Modern Warfare 2 nasce proprio qui. Nonostante l'edizione fisica del gioco arrivi su disco, che come standard della console può ospitare fino a 100 GB di dati, a quanto pare presenta al suo interno soltanto 70 MB di informazioni. I quasi 100 GB di gioco vanno scaricati anche se acquistato il CD, che diventa poi necessario per ogni avvio del software. Si perdono quindi tutte le comodità del fisico e ci troviamo praticamente di fronte a un qualcosa peggio di un code in a box, praticamente un code on a disk. Uno spreco di risorse e materiali, tra l'altro totalmente inutile sotto ogni aspetto, se non quello di poter dire di avere una custodia con un disco vuoto dentro. È vero, spesso anche le edizioni su disco richiedono di scaricare corpose patch al day one, ma se non altro garantiscono di avere il gioco anche se non nella migliore delle sue versioni. Che senso ha quindi un'edizione del genere? Voi per collezionismo comprereste un disco vuoto? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro, durissimo. Io sono il Poro Switch, Michele Pass, ciao. Ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa. Io sono il Poro...